Imprenditrice, parlamentare di Forza Italia, amata e criticata. Daniela Santanchè si racconta in un libro edito da Mondadori, appena arrivato sugli scaffali delle librerie di tutta Italia. Dopo varie tappe, la presentazione ufficiale avviene a Roma presso la libreria IBS di Via Nazionale. A presentare il libro con l'autrice il direttore del TG di La 7, Enrico Mentana, che non si fa sfuggire l'occasione di parlare di politica e vita privata, tra i dissapori con Alfano alla love story con Sallusti. Sono fuori dalle scene in questo momento, ha spiegato la Santanchè, che attraverso le pagine del suo libro racconta una vita divisa tra amori forti e coalizioni politiche. Sono una donna, sono la santa, il titolo scelto per la sua opera, che promette di far emergere gli aspetti più nascosti della parlamentare azzurra. Dedico a mio figlio perché possa continuare ad essere un uomo libero. È semplicemente un libro che racconta la vita, la politica, la famiglia, l'amore, il percorso, la crescita, la ribellione. Direi che è vita, semplicemente vita. Presente in libreria l'onorevole La Russa e la candidata sindaco di Roma, Giorgia Meloni, che non nasconde l'amicizia con la collega. Tra giornalisti e curiosi non manca l'occasione di parlare di politica in vista delle prossime elezioni amministrative nella capitale. Penso che ci siano i margini per rappresentare ancora quella maggioranza di italiani che credono nelle nostre stesse idee, per rimettere al centro della politica gli interessi nazionali dell'Italia e i bisogni degli italiani. Delle categorie produttive, dell'economia reale, tutte quelle realtà che sono state abbandonate da un governo fantoccio di poteri forti e stranieri, spesso stranieri, che non riesce a fare gli interessi dell'Italia. Saluti, abbracci e qualche acquisto a margine della conferenza. Così si chiude la presentazione del volume autobiografico di una donna tenace, da sempre discussa e controversa.